Da Radio Vostok stasera siamo in radio per una piccola chiacchierata con Marco Galdi e con eh, rappresentante, diciamo, possiamo dire, della voce critica che avesse più che dell'opposizione, perché io penso che lo sull'ospedale c'è bisogno di uh, un'unità di intenti rispetto al percorso. E con Loredana Marino, segretaria provinciale di rifondazione comunista. Eh, il sindaco che era stato invitato. Uh, ha dovuto disdire l'appuntamento perché uh, uh, mh, ha preferito in questa fase di, uh, diciamo di criticità del momento per quanto riguarda l'atto aziendale uh, astenersi ma ha, ha promesso che uh, avremo un altro incontro in cui chiaramente ci sarà pure Marco spero Con magari. Allora, noi abbiamo avuto una serie di domande, entro subito nel tema, eh, anche perché eh, dopo vorremmo parlare anche di questo progetto presentato da una serie di associazioni di Cava, su che cosa è l'idea che eh, queste associazioni hanno su quello che è il, il, non solo l'ospedale, ma il rapporto tra ospedale e territorio, quindi azienda ASL. Eh, ci sono arrivate una serie di domande. Io cercherò eh, di non tediare gli spettatori né voi facendone molto rapidamente. La prima, ed è quella più importante, Marco, è questa questione della Cofima che ci viene chiesta da Giovanni di Santa Lucia. Eh, noi sappiamo che eh, tu avevi un'idea su uh, una possibilità della creazione di, una, di un ospedale uh, a Cava secondo te è ancora possibile o uh, uh, bisogna ripensare su quello che è un'operazione anche interessante perché il comune uh, delle volte può secondo me anche in prospettiva iniziare ad essere ente non solo di gestione ma anche di preposizione rispetto alla città e prima di tutto buonasera a te Franco e a tutti gli ascoltatori eh, ma diciamo che eh, l'iniziativa eh, della Cofima eh, andava nel, nel senso di eh, individuare un'area all'uscita dell'autostrada dove fosse possibile realizzare il nuovo ospedale. Ha incontrato una serie di problematiche di carattere eh, giudiziario perché c'è ancora una controversia pendente davanti al Consiglio di Stato che io credo entro l'anno sicuramente si definirà. Eh. E se si dovesse definire con la conferma dei giudizi di primo grado? Uh, All'area acquistata dal comune, che è già di 18 metri quadrati, si raggiungerebbe anche un'area ulteriore di 12.000 metri quadrati. Per cui tutta l'area che si trova quando si esce dall'autostrada, uh, compreso per intenderci i capannoni occupati attualmente dal, dal supermercato, uh, eccetera, uh, potrebbe essere a disposizione la città per un riassetto urbanistico per una nuova porta uh, uh, nord di cava, dove tranquillamente potrebbe essere allogato un ospedale. Parliamo di 30.000 metri quadrati, ce ne vanno due. Uh, ovviamente uh, questa è una prospettiva che si chiarirà uh, nelle, uh, nei prossimi mesi. Uh, C'è ancora uh, um, come dire, un po' questa vicenda giudiziaria da... Da definirsi ma io sono convinto non solo che in ogni caso era stato un buon affare per cava perché abbiamo pagato 3 milioni e mezzo di euro un'area che era stata valutata uh, dal, uh, dal CTU del tribunale 16 milioni e mezzo di euro lo stesso sindaco ieri eh, parlando di questa cosa in consiglio comunale ha detto che, che lui si aspetta che il comune guadagnerà di più se dovesse venderla di quanto speso ma io credo che noi non dobbiamo immaginare di venderla dobbiamo immaginare di costruirci Beh. il nuovo ospedale in prospettiva io sono convinto che o abbiamo il coraggio di credere nel nuovo ospedale in quell'area io la ritengo adatta oppure il, il rischio che eh, non ci sarà proprio più un ospedale a Cava dopo oltre 500 anni di storia il che francamente eh, è un grande peccato e soprattutto vuol dire negare il diritto alla salute che è il diritto principale per i nostri concittadini grazie, come sempre è chiaro eh, <ride> eh, Lorena, eh, eh, è, uscito, eh, è uscito questo atto aziendale Chiaramente, Cava nell'atto aziendale ha uh, un, uh, un, una funzione perché, comunque, è la seconda città della provincia. Sappiamo che uh, in queste ore a Salerno si sta scatenando un bailame sulla questione dell'ospedale perché c'è stata questa questione del secondo polo uh, di cardiochirurgia al, uh, al San Leonardo. E, la questione è che non c'è questa integrazione tra quello che è l'atto dell'azienda e quello che sono invece gli atti aziendali dell'ASL. Innanzitutto buonasera a tutte le telespettatrici e eh, anzi agli ascoltatori e alle ascoltatrici, ho fatto confusione. Eh, sì, è uscito due giorni fa l'atto aziendale proposto a tutta diciamo, la, la cittadinanza di questa provincia. Un atto aziendale che parte dal cosiddetto, o meglio ben conosciuto San Leonardo, ma che in effetti si dirama su tutti quelli che sono i presidi dell'azienda dell ospedaliera universitaria e che quindi toccano anche Cava di Tirreni. In effetti, eh, da una prima lettura che abbiamo dato personalmente oppure dato, una delle prime cose che eh, mi salta ah, agli occhi è che questo piano aziendale, dal mio punto di vista, non segue un vero e proprio criterio che armonizza quelle che sono le indicazioni che vengono date dal piano aziendale con il rapporto con l'ASL, con i territori e con quelle che sono le funzioni già presenti in una serie di, di presidi. A prima vista sembra che dico questo anche perché se non, ho, se non ho capito male se non ho frainteso proprio dal, in questi ultimi periodi nasce dalla volontà dei cittadini di Cava dei Tirreni un progetto sanitario Cava Sanità 2.0 dove vengono fatte una serie di proposte e proprio in merito alle proposte che ho potuto leggere vedendo questo progetto bisogna comunque iniziare a dire che invece il piano aziendale non riprende in alcun modo eh, queste proposte che vengono fatte, che sono state presentate al Marte qualche sera fa, anzi mh, bisogna dare ai cittadini di Cava purtroppo la notizia che il reparto di ginecologia viene totalmente eliminato da questo eh, reparto aziendale. Per quanto riguarda la cardiologia lUTIC che ehm, viene presentato all'interno del piano con il reparto presso eh, il San Leonardo, di fatto vedo un potenziamento anche nella struttura eh, cavese, ma eh, come dire io troppe troppe volte eh, ho denunciato e continuerò a denunciare un elemento importante, che eh, la gestione della sanità in questa regione è viziata è vizzata dalla politica, dalla lobby di interessi tra la politica e eh, i gestori diciamo, della sanità e poche volte si riconosce in quell'articolo 32 della Costituzione per la quale invece la sanità dovrebbe offrire ai cittadini come servizio primario il diritto eh, alla salute. Grazie. Io um, provo a mettere subito il dito dentro a questo piano aziendale. Diceva Loredana che eh, scompare ostetricia, c'è un progetto legato a Cava Sanità, Dopo, faremo un passaggio su questo. Ma eh, tu pensi, Marco, che sia solo una questione di numeri o eh, eh, è legato ad un concetto di, eh, di settori separati? L'azienda da una parte, l'Asla va da un'altra, il dissetto va da un altro. Il e per cui questo porta a, uh, a non capirci, per cui dopo i cittadini pensano chiaramente che eh, diventa um, qualcosa di ingovernabile con questo settore eh, Franco il problema grosso è effettivamente quello che tu hai detto, che cioè ASL e azienda universitaria non dialogano L'università ha come sua vocazione quella di formare i nuovi medici, non ha come sua vocazione quella di dare una risposta ai bisogni eh, di assistenza sanitaria sul territorio. E allora, eh, almeno in questa fase intermedia, mentre cioè non si riassetta per bene tutta la tutti i servizi non si riassettano eh, sul territorio, sarebbe stato indispensabile eh, una intesa, una previa intesa con l'Asla che non c'è stata. Eh, ecco perché eh, non hanno interesse a mantenere aperta la ginecologia e l'ostetricia a Cava di Tirreni e nemmeno a Mercato San Severino, perché per le esigenze universitarie basta una ginecologia e che si tenga al, al San Leonardo. Uh, però non è una scelta necessitata come è stata contrabbandata, questo va detto con chiarezza, perché eh, attualmente la normativa prevede il tetto di 500 parti, è vero che Cava non era, ne raggiungeva stento fino a, a, a pochi mesi o solo 350, ma è pur vero che complessivamente fra Cava, Mercato e Salerno si superano i 2000 parti, per cui ci sarebbe tranquillamente lo spazio almeno per due ginecologie ostetrici. Quindi almeno o Cava o Mercato San Severino dovevano essere conservate e ovviamente la candidatura di Cava eh, era supportata dalla circostanza che noi eh, diamo una risposta a un territorio molto più vasto con un maggior numero di abitanti. Siamo quasi 100.000 fra Cava e Costiera Marfitana. Quindi voglio dire, è stata una scelta, a mio avviso, miope, che non tiene in nessun conto delle esigenze eh, dei, dei cittadini. E, e purtroppo, come dire, eh, credo che nonostante. Eh, eh, anche ieri nell'incontro con i capigruppo abbiamo tenuto a rimarcare la necessità di continuare la battaglia per ginecologia ostetricia. Eh, credo però che, eh, come dire, ormai ci sia una certa rassegnazione in giro e che, eh, come dire, si vada verso eh, la irriversibile chiusura di questi reparti. Che attenzione, non solo come dire, sono importanti anche campanilisticamente perché nascono eh, i cavesi a cava. Poi vedremo la proposta appunto di cava eh, sanità 2.0, che potrebbe essere. Un, un passo ulteriore, successivo, proprio per far fronte a questa esigenza. Ma, eh, eh, come dire, eh, c'è anche un'esigenza un eh, di garanzia della salute delle donne perché eh, ostetricia e ginecologia è anche urgenza. Eh, e quindi, eh, come dire, un ospedale che fa fronte alle esigenze di 100.000 persone eh, essere sprovvisto di un H24 ginecologia ginecologia e ostetricia vuol dire non dare un servizio a tante persone. Eh, a tante donne che come dire, eh, fino ad oggi guardavano al presidio di Cava come un punto di riferimento. E continuando su questo, sempre sulla lettura diciamo, iniziale dell'atto aziendale, pare pure che ci siano problemi per quanto riguarda la gastroenterologia e in particolare forse il fiore all'occhiello dell'ospedale di Cava che è il centro per l'intolleranza al glutine. Perché se si chiude il, il centro di gastroenterologia non si può tenere poi il centro di intolleranza al glutine. Noi potremmo rimanere con una pediatria, però questa cosa così specifica poi viene ad essere persa. Ma diciamo la verità. Mm. Qui c'è un, come dire, se alla fine dovesse passare magari con qualche aggiustamento migliorativo alla proposta di atto aziendale, c'è un passo in avanti sì. rispetto alla, alla storia degli ultimi anni, perché come è noto nel 2010 è stato decretato con il decreto 49 del... A settembre 2010 i posti zero per l'ospedale di Cava e quindi qui avremmo invece il riconoscimento all'interno dell'azienda universitaria di circa 85 posti letto per, per Cava. Eh, certo rispetto all'attuale situazione già sarebbe una diminuzione perché scomparirebbe ginecologia ostetrica, avremmo un ridimensionamento della chirurgia generale, insomma eh, però ovviamente uno potrebbe dire dall'altra parte era posti zero, meglio 85 che nulla e questo va salutato, devo dire, con una certa obiettività anche eh, con con favore perché eh, eh, come dire eh, almeno iniziamo a parlare di nuovo di un ospedale con 85 posti letto a cava che può essere un punto di, eh, di partenza. Eh, però devo dire che uh, l'ospedale che si va a costruire a Cava in realtà è strettamente funzionale alle esigenze dell'azienda universitaria e quindi dell'università. Per cui qui verranno messe alcune specialistiche uh, uh, che sono rette da uh, primari universitari uh, e da, quindi da cattedratici. In particolare si parla uh, della uh, chirurgia, si parla della dermatologia, si parla uh, della Uh, uh, si parla della chirurgia plastica. Uh, e uh, si parla dell'anestesia e rianimazione uh, però diciamo che le peculiarità che avevano reso l'ospedale di Cavo un punto di riferimento sì. in ambito anche ultraprovinciale di fatto stanno scomparendo tutte prima avevamo questa eccellenza uh, uh, che ci aveva dato anche il bollino rosa ripetutamente uh, della, uh, della senologia mh, praticamente scompare uh, c'era uh, uh, quest'altra uh, eccellenza Appunto della celiachia uh, che uh, se chiude la uh, gastroenterologia no, non vedo come possa, uh, come possa uh, permanere. Insomma uh, alla fine uh, i, quelle che erano in qualche modo uh, il, le, i nostri punti più avanzati eh, vengono meno e questo devo dire ci deve far riflettere molto sul futuro perché alla fine tutto sommato eh, questa, questa battaglia intermedia la città eh, insomma diciamo che se non la vince almeno la pareggia perché perde qualcosa ma guadagna gli 85 posti letto ma in futuro che cosa accadrà, io credo che dovremmo all'indomani, il giorno stesso, all'indomani dell'approvazione definitiva dell'atto aziendale, iniziare a ragionare con grande responsabilità proprio su questo futuro. Anche perché c'è stato tutto un discorso di piastre di emergenza. Il problema è che l'atto aziendale parla di pronto soccorso. La piastra in effetti di emergenza è una cosa un poco poco più complessa. E rispetto a questo, diceva un ascoltatore, L'anno scorso la leggo proprio l'anno scorso in momento di emergenza con un'autobulanza rotta, si usava l'autobulanza con rianimatore per i trasporti. Verrà potenziato questo servizio? Io credo che sempre collegato un po' a quello che diceva Marco prima, è l'interconnessione fra le cose. La rete dell'emergenza eh, si pensa malase. Eh, Ok, Aspetta, infatti, grazie. anche perché mi sa che qua bisogna anche finirla di fare grandi programmi televisivi dove si aprono secondi pronti soccorsi come nel caso del ruggi di Aragona, quando invece gli addetti ai lavori sanno benissimo che un'azienda ospedaliera non può avere un pronto soccorso allora, difendere venire qua oppure stare nelle piazze, difendere il pronto soccorso senza mettere in discussione che l'ospedale di Cava, quale potrebbe essere anche l'ospedale in Mercato San Severino, per... Portare avanti una battaglia che difenda il pronto soccorso, la prima cosa da dire è che questi ospedali devono ritornare ad essere ospedali di base dell'ASL per poter difendere la possibilità di avere un primo soccorso che stabilizza, che come dire, accoglie e stabilizza comunque il possibile paziente da poi trasferire in altre realtà. Allora, al di là dei vari programmi di cui parlavo prima, mi riferisco ai programmi dell'attuale presidente della regione. Bisogna smetterla di prendere per i fondelli i cittadini e le cittadine, perché il punto di partenza nella difesa dei pronti soccorsi passa per l'uscita dell'ospedale di, di Cava dall'azienda ospedaliera. Altrimenti eh, si continua a mantenere uno status quo che non garantisce di fatto ehm, la sicurezza in termini di salute del cittadino se non attraverso altri sotterfugi che non sono delle risoluzioni vere al problema del piano sanitario che include l'AS e del piano aziendale che include invece l'azienda eh, sanitaria. Altra domanda, poi facciamo un piccolo stacco e passiamo alla proposta fatta dalle associazioni facendo un inciso con i radioascoltatori. Questa proposta nasce da una serie, poi lo spiegherò meglio, ma faccio l'ultima domanda posta da Matteo e Lina. Questione delle, delle strutture. Sentiamo spesso dire che queste strutture non sono a norma. Si parla di stanze non climatizzate... Pale al soffitto, ascensori spesso rotti, scale antiche gradini molto alte. Diciamo che le stanze climatizzate non le troviamo neanche nel, 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 nel San Leonardo, però effettivamente diciamo, un problema strutturale della, eh, della, del nostro ospedale esiste, forse da questo veniva un'ipotesi eh, della costruzione di un'altra un struttura che è forse a norma, perché io ricordo agli, te, ai radioascoltatori che le uniche due strutture a norma che stanno in provincia di Salerno sono l'ospedale di Sarno e l'ospedale di Agropoli, solo queste. Le altre strutture, compresa la stessa azienda che si, eh, si, eh, si, eh, si sviluppa in maniera verticale, quindi contravvenendo a quelle che sono oggi le norme per le strutture ospedaliere, non so a norma. Ma addirittura Francesco eh, le, le regole, e gli standard europei richiedono i bagni in tutte le stanze, richiedono una certa altezza alle sale operatorie, per esempio quelle di Cava no, non eh, lo sono. No, eh, la, la nuova concezione degli ospedali richiede, richiede addirittura delle strutture eh, flessibili con pareti mobili che possono cambiare a seconda delle esigenze, cioè eh, esiste proprio una nuova concezione e immaginare che il nostro ospedale che viene come dire, allocato dentro un convento del 500 possa rispondere a queste esigenze mi pare veramente impossibile, ecco perché la, la grande scommessa è credere nella, nel nuovo ospedale è vero, bisognava crederci forse 40 anni fa, bisognava crederci 20 anni fa, 10 anni fa ma eh, eh, non è mai troppo tardi per iniziare a ragionare su questi temi se in ballo la salute cittadini. Se non iniziamo oggi, certamente alla fine corriamo il rischio di Domanda mia tutto. personale, perché questa cosa dell'ospedale, sì. sai che è stata una battaglia, tu ti ricordi, e, eh, eh, ma questo bisognerà fare una discussione con l'ASL. Però a questo punto, io pure questo sì. non riesco a capire perché si confonde tra azienda e ASL. Cioè, questione dell'ospedale, noi dovremmo aprire la l'avvertenza con l'ASL. questo uscire dall'azienda, come dicevo, è giustamente... Ovviamente questa è, diciamo, è, 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 è la proposta anche del, eh. dell'associazione di cui parleremo eh. uh, subito dopo. Uh, è una scelta di fondo uh, che io credo vada, vada compiuta, ho già uh, aderito pubblicamente sì, quando certo. questa proposta è stata... Uh, formulata in una conferenza stampa da rifondazione comunista o anche in Consiglio Comunale ho portato certo. uh, la, la mia adesione a questo, a questo progetto. Uh, sicuramente io credo che questa scelta sia necessaria, uh, ma uh, uh, o con l'ASLO o con l'azienda l'importante è far entrare questa scelta dentro la pianificazione uh, uh, del piano dell'edilizia sanitaria regionale, cosa che attualmente non è. Che cosa c'è oggi nel piano edilizia? Diciamo della sanità regionale. C'è la proposta di De Luca di un ospedale di 900 posti letto a Salerno al posto del San Leonardo. E se la matematica non è un'opinione, eh, eh, poiché il decreto istitutivo dell'azienda universitaria ospedaliera parla di 1037 posti letto, evidentemente se ne fanno 900 a Salerno e 140 ce ne stanno a Mercato San Severino eh, arriviamo già così a 1040 e siamo esattamente a 1037 più o meno. Che il decreto istitutivo dell'azienda universitaria prevede. Per cui, come dire, uh, il, timore, il timore serio è che uh, uh, questo atto aziendale sia un momento di passaggio in cui, come si vogliono un po' mantenere buoni gli animi, diciamo, uh, e, uh, mentre nel frattempo si sta già lavorando per un dopo che non conosce sanità a Cava dei Terreni. Allora, noi che uh, uh, come dire, questi dati li, li, li conosciamo e, e dobbiamo essere attenti all'indomani e all Certo, mi rendo conto che oggi eh, eh, è prematuro parlarne, iniziamo a portare a casa gli 85 posti letto rispetto ai posti zero del decreto 49. Però all'indomani bisogna aprire un tavolo molto serio, bisogna andare a prendere le carte della programmazione, della pianificazione dell'edilizia sanitaria regionale e vedere se è come effettivamente è che eh, la, la prospettiva eh, è quella di fare un ospedale a 900 posti a Salerno. Perché se c'è questa prospettiva noi dobbiamo immediatamente ragionare su alternativa che salvi la sanità sul territorio dei capi di, cava e di per dare le risposte che, che i nostri cittadini chiedono. Perfetto, ritorniamo in trasmissione e eh, ci siamo lasciati con questo progetto delle associazioni, voglio essere preciso su questa cosa perché i giornali uscite questa cosa, 5 Stelle, diciamo che da questo punto di vista invece eh, sono proprio eh, moltissime associazioni di cava che si sono messi insieme, devo dire la verità, e hanno preparato questa idea progettuale. Un'idea progettuale che, eh, ed è questa forse la cosa che voi anche avete accennato, vede insieme eh, l'ASL, il eh, distretto, con il distretto sanitario e eh, l'azienda sanitaria. C'è il superamento di queste fratture che ci stanno per avere un... Un'idea complessiva di come si possa eh, sviluppare un discorso di prevenzione, perché poi noi dimentichiamo che l'ospedale è l'ultima parte del percorso, ma quello che dovrebbe vedere proprio eh, il tema centrale della difesa della salute è il territorio. Diciamo che su questo cava è stata sempre un'antisegnana, per cui il progetto nasce anche da questo tipo di, di ipotesi, e all'interno del progetto ci sta. Queste due cose che noi riteniamo interessantissime, che sono la casa del parto e il cosiddetto, una forma di hospice, che sarebbe l'accompagnamento dei malati con una rete in effetti di stabilizzazione degli stessi. Ecco, noi stiamo parlando con due soggetti politici importanti, sia Marco Galdi che il segretario provinciale di Rifondazione Comunista a cui noi, eh, perché io faccio parte di questa rete delle associazioni, noi come Agora siamo dentro sta, questo tipo di percorso e eh, all'inizio di eh, aprile pensiamo di fare pure un convegno dove chiaramente siete invitati entrambi per capire eh, quali sono le difficoltà rispetto a questo percorso e perché non si possono fare delle cose. Perché eh, abbiamo avuto dei momenti di tensione e di protesta nella città però chi ha protestato molto spesso non aveva carte in mano per poter dire ecco la nostra proposta, ecco noi con questo progetto diamo la possibilità di aprire un ragionamento. Siccome so che entrambi lo avete letto, lo avete studiato, ecco, vogliamo, a nome proprio delle associazioni di Agoraghi, che in questo momento tramite Radio Vostok diciamo, ospita, vogliamo sapere che cosa ne pensate. Okay. Um, io parto da un elemento che eh, in effetti il partito che rappresento questa sera, ma che ho l'onere e l'onore di rappresentare da qualche anno in qualità di segretaria provinciale di rifondazione comunista. È stato eh, sempre impegnato, io ricordo solo gli ultimi sette anni di quando i compagni di Cava portavano anche all'interno di una discussione provinciale quella che era la lotta territoriale che veniva fatta a Cava di Terre. Non ultimo insieme a questi compagni, allora giovani, oggi un po' meno, perché gli anni passano per tutti e sette anni sono tanti. Quindi ritorno un po' anche sulle cose che diceva Marco di questa battaglia fatta per l'ospedale che va avanti da, da diverso tempo anche sotto come dire, la, la, la sua giunta. Noi l'ultima, eh, siamo poi usciti il 28 gennaio con un nostro comunicato stampa, una conferenza stampa alla quale poi si rifaceva anche Marco, dove appunto non solo si sottileavano gli anni di questa lotta, ma soprattutto si poneva eh, un progetto, eh, una prospettiva politica sulla questione sanitaria cavese, che però si collocava in un ragionamento regionale. Perché io penso che una delle cose che bisogna fare è quello di trovare comunque un'armonizzazione di tutta una rete ospedaliera provinciale di tutta una rete come dire eh, territoriale quindi parliamo dei distretti dei poliambulatori funzionanti e meno funzionanti a causa di una serie di riforme che sono state fatte nei vari piani, eh, piani regionali sanitari degli ultimi anni non ultimo la trasformazione dei distretti sanitari su quella che era la trasformazione degli ambiti che ha visto comunque lo svuotamento delle funzioni dei distretti sanitari, funzioni in particolar modo quali la prevenzione. E torniamo ad uno dei servizi primari che bisogna dare ai cittadini per garantirne il diritto alla salute. Un diritto alla salute che purtroppo viene visto, lo dicevamo nella pausa con Marco, viene visto sempre eh, come dire, più accantonato dalla gestione della sanità. Un diritto alla salute che oggi andrebbe ancora più rivendicato rispetto agli anni passati, viste anche le scellerate... Eh, Condizioni ambientali in cui noi ci troviamo a vivere in questa, in questa provincia, in questa uh, regione. E dicevo, partivo dal comunicato uh, perché, in quel comunicato, come uh, accennavo anche prima, si parlava di un'azione importante per salvaguardare il pronto soccorso di questa città. Si è parlato e abbiamo rivendicato quindi proprio nel salvare l'idea del pronto soccorso che l'ospedale di Cava diventasse un ospedale di base per evitare quella che era la chiusura dei reparti di questo ospedale e si parlava di un ospedale che in effetti entrasse in connessione e si integrasse con quello che è come dire il territorio attraverso un centro ospedaliero della comunità che mettesse al centro della, uh, della salute e della cura del cittadino le cure primarie la casa del parto e l'RSA quindi le residenze sanitarie per le anziani sottolineo questo perché come dire io penso che mai come in questo momento riusciamo a trovare un'unità di intenti tra noi come affermava anche Marco, prima l'idea che anche Marco porta avanti abbraccia rispetto a questa proposta. Poi, dopo giustamente, lui eh, dirà il suo punto di vista e questa presentazione di questo progetto di Cava Sanità. Un progetto che io ho, ho potuto sfogliare prima su. Ed è fatto di proposte estremamente importanti. È normale che, da donna, e in merito alle cose che, si, che affermavo prima, relativamente alla prevenzione, e quelli che sono ancora i continui attacchi che vengono fatti su una legge che volgarmente viene definita la legge dell'aborto, e parlo della 194, è importante la casa del parto. È importante per le cose che diceva Marco prima, per la densità di popolazione, non solo cavese, ma di tutto il territorio dalla Costiera Amalfitana a pezzi anche eh, confinanti eh, dell'Agronocerino, nonostante sappiamo bene che comunque a Nocera Pagani ci stanno dei presidi ospedalieri. Ma la casa della, eh, del parto, la casa della maternità, di cui un unico esempio è qua, scusate la, il mio essere pignola, si eh, presenta al sud in Sicilia a Palermo, diventa importante anche per finire con lo scempio dei parti cesari, che ormai sono diventata la stragrande. Lo strumento che viene utilizzato in stragrande maggioranza dai medici per, per far partorire le donne, ma soprattutto la casa del parto è importante perché le case del parto, basta vedere appunto quella di Palermo, danno una dimensione molto eh, familiare. C'è cioè una situazione in cui non si subisce la traumaticità dell'ospedalizzazione della, della donna che deve partorire. E soprattutto, non si, ehm, guardate, ci sono degli elementi che veramente eh, si vedono nei nostri ospedali, che sono orribili, sono delle atrocità. Non è più possibile accettare che in una stessa stanza cioè, assistiamo a donne che hanno appena partorito e a donne che hanno appena abortito. È un'atrocità. Il parto va eh, eh, appunto tutelato, iniziando a ripensare il parto naturale e quindi basta con tutti come dire, i ritorni in termini economici di ginecologi che portano le donne sui, cioè, a partorire con questi interventi e quindi rispettare quelli che sono i temi fisiologici di una donna per il parto del bambino, dando anche strumenti che siano i più naturali possibili e più come dire, variegati possibili, io penso ad un parto molto interessante, molto bello, poco traumatico per, per il bambino che veniva fatto al Mercato Senseverino che era il parto in acqua. Quindi dico questo: eh, per dire, eh, oltre alla questione del pronto soccorso, si diceva anche l'RSA: l'RSA, importante Franco, tu parlavi dell'hospice. L'hospice è una realtà importante, io ce l'ho a poca distanza da casa mia ed è una realtà importante soprattutto nel momento in cui, un anno e mezzo fa, l'ASL di Salerno privatizza l'assistenza domiciliare. L'hospice eh, è importante per due elementi, uno perché si ospitano persone che non possono avere assistenza come dire, domiciliare perché oggi costa. Due, perché a volte vengono fatte delle cure, vengono delle assistenze che non possono essere fatte dai propri familiari all'interno delle abitazioni. Quindi su questi due elementi di privatizzazione, da un lato, e di cure palliative dall'altro, L'importanza dell'ospice in questa realtà è, eh, è, è straordinaria anche perché a Salerno mi sembra che abbiamo solo tre elementi di ospice, a Salerno, a, a Eboli e in una realtà del, dell'agronocerio sarnese. Eh, come dire dal, dal, dal sito dell'Aser si vince questo come poi si evince un altro dato sul quale però stasera non voglio tornare che in, penso che invece è un'altra battaglia da fare che è quella poi del, dell'Alpi e mi auguro che poi anche da questo luogo se ne possa eh, parlare in un'altra trasmissione, voglio parlare, passare la parola a Marco perché mi sono dilungata ma che è, è ben interessantissimo ma, eh, come dire, io condivido eh, appieno l'analisi che ha fatto Loredana. Eh, la verità è che siamo in un momento delicato, eh, anche la circostanza che il sindaco Servalli abbia preferito non parlare oggi, perché fra eh, domani e dopodomani dovremmo avere l'atto eh, aziendale eh, definito, eh, insomma, ci fa capire che eh, siamo in un momento... Uh, delicato e, e di definizione di alcuni equilibri. Non saranno però equilibri stabili perché uh, attualmente la nostra uh, sanità anche a livello locale è commissariata uh, e il, uh, nel giro di un anno dovrebbero venire i direttori generali definitivi e quando arriveranno ci sarà comunque un ripensamento sì, uh, di tutto. Uh, per cui uh, uh, è, inizia io direi uh, oggi ma soprattutto da domani a dopodomani, da quando avremo l'atto aziendale che ci confermerà comunque un certo numero di posti letto all'interno dell'azienda universitaria ospedaliera eh, deve iniziare una riflessione a 360 gradi per capire quale sarà il modello di, di sanità eh, che ci dovrà accompagnare nei prossimi 20-30 anni. Uh, io non credo che il modello che ci accompagnerà sarà quello che abbiamo oggi e la proposta uh, di Cava Sanità 2.0 che vede molti movimenti non solo i 5 Stelle, quello che ho capito anche se i giornali hanno dato questa, questa notizia uh, voglio dire in parte vera perché c'è il Movimento 5 Stelle ma ci sono tante associazioni, c'è il Laboratorio Cava, uh, c'è Agorà uh, ci sono tanti uh, uh, movimenti e, e come dire... Credo che sia un, un punto di partenza importante, uh, ma da questo punto di partenza queste associazioni uh, io credo che debbano uh, incontrare prima di tutto la città, cioè altre associazioni, esatto. uh, perché ci sia come dire, una coscienza radicata e diffusa uh, di quale debba essere la prospettiva. Eh, e eh, alla luce di questo radicamento, alla luce eh, diciamo di, di, di questa rete associativa eh, consapevole, eh, bisogna incontrare l'amministrazione comunale. Uh, attualmente la mia sensazione è che l'amministrazione comunale ritenga esaurito il suo compito con questo atto aziendale. Uh, invece bisogna fargli capire che così non è. Uh, e quindi, non appena l'atto aziendale è stato fatto, ripeto: prima tappa parlare con un, tutte le associazioni del territorio e spiegargli le ragioni che sono alla base di questo documento. Uh, uh, per me assolutamente condivisibile e poi incontrare l'amministrazione. A quanto mi risulta, già il sindaco Servalli rispetto all'ipotesi della casa del parto ha un'apertura. Uh, probabilmente ce l'ha anche perché teme che la battaglia per la ginecologia ostetrica sia una battaglia persa. Uh, però io credo che le due cose francamente non sono per niente, uh, come dire, alternative, nel senso che Potrebbe esserci, anzi, forse dovrebbe esserci tanto una casa del parto per consentire, come giustamente diceva Loredana, un ambiente sereno, familiare entro il quale uh, vivere uh, gli ultimi mesi, soprattutto della gravidanza, e dove poter partorire con un parto normale, voglio Dio come, come, come Dio ha creato uh, il, uh, gli uomini e le donne, e, uh, e poi invece i uh, reparti di ginecologia costitutiva per interventi quando sono effettivamente necessari non come purtroppo è accaduto troppo spesso in Campania e nella Campania in particolare a Salerno e a Cava, che cioè un altro po' quasi tutti diventavano parti cesari, uh, cesari. ovviamente anche sfreggiando il corpo delle donne, uh, facendo venire meno quel momento uh, magico che è il momento della nascita, che è un con primo contatto fra il bambino e, uh, e la mamma, insomma è tutto questo effettivamente non si sa fino a che punto uh, uh, veramente nell'interesse della mamma e del bambino o nell'interesse uh, dei genitori. Ecologi che guadagnano di più se fanno il parto cesareo, insomma, questo poi, come dire, sono cose che gli addetti ai lavori conoscono, non spesso, non altrettanto magari chi non, eh, non ha una competenza eh, specifica. Ma il progetto di eh, Cava Sanità 2.0 è un progetto, come dire, molto più ampio anche rispetto al discorso della casa del parto, diceva bene giustamente Loredano dell'RSA, dell dell'Ospis. Dell Uh, ma credo che il cuore del film sia il ragionamento del passaggio all'Asla per una sanità che risponda ai bisogni del territorio. Uh, è una scelta di campo che io personalmente uh, condivido. Uh, sia chiaro, tengo a precisare una cosa: la condivido non perché come dire, sia stata sbagliata quella del passaggio all'azienda universitaria. Io sono stato fra quelli che hanno contribuito a questo passaggio, ci ho creduto fortemente perché nel momento in cui c'era il, il, il decreto 49 che dava posti zero, l'unico modo per tenere aperti i battenti dell'ospedale era il passaggio all'azienda universitaria. Uh, oggi però che come dire, il momento emergenziale è stato superato, uh, bisogna cominciare a ragionare in termini appunto, non più di emergenza ma strutturali e quindi bisogna tornare a ragionare sull'ASL ripeto il percorso, farlo prima con la città, con il mondo associativo e poi porsi nei confronti dell'amministrazione in modo come dire con una società uh, matura, consapevole che vuole dialogare senza polemiche, veramente perché su questi temi bisogna solo uh, come dire confrontarsi e lavorare insieme. Abbiamo un anno di tempo perché quando arriveranno i nuovi direttori generali la partita si riaprirà e in quest'anno bisogna fare in modo che ci sia come dire una consapevolezza diffusa, che tutti gli aspetti siano stati sceverati. E che alla fine, come dire, ci siano idee chiare effettivamente su dove andare. Ma io vi ringrazio entrambi perché siete stati una chiarezza, ma che era quello che noi ci aspettavamo. E anche perché eh, effettivamente eh, fare chiarezza anche, scusate la ripetizione, sul fatto del momento emergenziale per cui si è fatta che la scelta cava posti zero, veramente era la morte dell'ospedale. La capacità del politico è quella di capire quali sono. Le cose che possono portare alla difesa del proprio territorio e quella è stata una cosa estremamente intelligente. Oggi i tempi sono mutati, per cui avere quest'anno di tempo per ragionare tutti insieme, come capisci, su quello che poi secondo me è una scelta culturale. Poi questa città è famosa proprio per questo. Per cui eh, io penso che la scelta di fare questo tipo di progetto nasce anche dall'esigenza di riportare la città su un ragionamento più alto. Questa è la verità. Eh, ne approfitto, faccio pure il cattivo, eh, perché stasera ho visto questa, eh, questo... Eh, questa tavola positiva, ecco, che spero pure che ci vedrai insieme a noi, sicuramente, come Associazione Agora, Ma so che anche tu hai firmato e sicuramente anche Rifondazione sul problema poi dei referendum, che possono essere un altro momento di crescita rispetto in effetti a questo nostro paese. Nel ringraziarvi, io ricordo come mi hanno passato dalla regia, che la trasmissione la trovate online sul nostro canale YouTube nel prossimo quarto d'ora. Eh, per ascoltare la radio, vi dovete collegare a www.radiovostoc.com e potete scaricare anche la radio direttamente con un'app su Android. Eh, vi ringrazio e eh, vi già da stasera, sia Marco che eh, il segretario provinciale di Rifondazione, all'incontro che sicuramente avremo poi con il sindaco, con dati più certi eh, in mano e quindi. Eh, per un percorso da costruire. Grazie. Grazie a voi. Buona serata.